Allora, Padre Pio lo conosciamo, Giacinto Scelsi no, o meglio, e in questo contesto lo possiamo scoprire proprio in rapporto a Padre Pio. E grazie a questo meraviglioso strumento che qui dal 1951, o precisamente a San Giovanni Rotondo dal 1951, perché l'ospedale, la Casa Sollievo della Sofferenza non era ancora stata costruita. E l'armonium vi arriva nel 1951, proprio acquistato e spedito dal conte Giacinto Scelsi, grazie a questo documento che è originale, che appunto ne testimonia, ne documenta, grazie al commentator Ciampi, il venditore, il fornitore ufficiale degli strumenti diciamo, di qualità dell'epoca per la Santa Sede. E quindi l'invio, la spedizione all'erigenda Casa Sollievo della Sofferenza tramite il conte Johann Telfner. La lettera è dell'11 agosto del 1951. Questo armonium quindi ha una storia, un percorso in qualche modo fondativo come è stata per la Casa Sollievo della Sofferenza, perché parte proprio dalle sue fondamenta. Fondamenta materiali, perché la costruzione, gli anni a costruzione, ma soprattutto fondamenta spirituali, perché in questo caso è attraverso anche la musica, anche attraverso la musica, che il messaggio poi di Padre Pio, che il messaggio poi anche attraverso la casa del sollievo della sofferenza, dell'umano attraverso la sofferenza, che può riscattare o emanciparsi anche attraverso il suono e la musica. Per cui Giacinto Scelsi, che in quegli anni è un compositore molto in crisi, anzi fortemente in crisi, depressiva, inspiegabile perché è curato da oltre 120 medici, si rivolge a Padre Pio grazie alla mediazione di sua madre, che era una figlia spirituale di Padre Pio, lo conosceva, la contessa Giovanna. E poi viene a San Giovanni Rotondo e quindi stabilisce una relazione diretta perché segue la messa di Padre Pio e gli chiede l'intercessione. Poi c'è una corrispondenza importante di finora una decina di lettere tramite il conte Telfner, che fa sempre il mediatore, che comunque gli scrive sempre a nome del padre, sempre a nome di Padre Pio. Tra l'altro con queste due fotografie, perché queste sono le due foto che il conte Telfner invia, la prima foto è quella che il conte Telfner invia a Scelsi in una lettera documentata, appunto, che poi ha anche un ritocco di colore, una foto Abresh, mentre la foto più piccola è la foto che Donna Giovanna, la contessa, la madre di Scelsi, appunto, possedeva, aveva nella sua borsetta. Quindi tra l'immagine e il suono, attraverso uno strumento, in qualche modo è come se si rinnovasse continuamente un messaggio che è sempre qui con noi, è sempre e Padre Pio, come dire, ce lo ricorda con le immagini, con i suoni, con gli strumenti e con tutto quello che si può fare, immaginare con le grandi opere.